Kinder Pingui. La chiesa di Winterthur è nata negli inizi degli anni 70, è così che è stato mio suocero, fratello Nicola Spezzacatena, che ha cominciato con una cellula, poi si è sviluppato come gruppo evangelistico, fino a che nel 1976 è nata la chiesa di Winterthur. La chiesa di Winterthur è composta di circa 70 membri effettivi, più naturalmente bambini simpatizzanti, e così la domenica varia tra 50 e 90 persone che visitano regolarmente il culto. Beh, noi ci incontriamo il mercoledì per lo studio biblico, i giovani si incontrano di venerdì, ogni venerdì per stare insieme, per studiare insieme la parola di Dio, di cantare anche delle lodi. Abbiamo la domenica il culto. Ogni terzo lunedì del mese anche le sorelle si incontrano e hanno il loro incontro Dorcas, e naturalmente abbiamo altre attività, il gruppo Lode che si raduna per fare delle prove e anche altre serate speciali. Cari giovani, tanti dicono che voi siete la chiesa del futuro, io invece vi dico, voi siete la chiesa attuale, voi siete una colonna della chiesa e senza di voi la chiesa non funzionerebbe così bene. La morte, degno è l'agnello di Dio.
degno, degno.